Ciao a tutti e bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. In questo video vedremo come si realizza la borsa che avete visto nell'anteprima. Andremo a fare due parti così, sono due pezzi. Il lavoro è molto molto semplice, intanto vi dico l'occorrente. Userò due manici rotondi del diametro di 14 cm, poi voi potete usare anche il vostro, non cambia molto, anche se come centimetri è differente. Poi un cordino Swan Slim, nel mio caso di colore verde. Questa è una rocca da 500 grammi, sicuramente avanzerà, però lo vendono in rocche da 500. Un uncinetto del numero 4, due marker, due segnapunti, due mollette, quelle che avete voi, che siete abituate, e poi vedrò, non sono ancora sicura, se alla fine andrò a foderare, magari mi serve per sostegno, questo panno di feltro abbastanza spesso, perché questo è 3 mm, per dare struttura alla borsa, però lo vedrò alla fine, intanto ve lo dico. Quindi, detto questo, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdervi i miei tutorial, e vi lascio al video. Per prima cosa asola sull'uncinetto, e andiamo a mettere su 50 maglie basse, quindi passando all'interno del cerchio e chiudiamo a maglia bassa. Passo, prendo il filo e chiudo. Dopo, a seconda della vostra misura, magari guardate se ne dovete mettere su un po' di più o un po' di meno. Io ne metto 50 perché lo voglio abbastanza chiuso. Quindi entro dentro il cerchio . Prendo il filo e chiudo. Continuo e ci vediamo alla fine delle 50 maglie. Messo su le 50 maglie basse, voltiamo il lavoro, catenella per voltare, e iniziamo questo primo giro, che sarà il nostro rovescio, e andremo a fare nel primo punto. Iniziamo con 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 6,
e 10. Adesso iniziamo a fare 10 mezze maglie alte. Quindi prendo il filo una, due, tre, quattro, cinque, dieci mezze maglie alte. Adesso andiamo a fare 10 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque. Finisco le mie 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte, ritorniamo a fare le maglie che abbiamo fatto di qua. Quindi dobbiamo fare 10 mezze maglie basse, 10 mezze maglie alte, scusate, e poi le 10 maglie basse. Quindi riparto con la mezza maglia alta, cinque, otto, nove, dieci, le ultime 10 a maglia bassa. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e 10. Voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo, per ogni motivo, vi faccio vedere il pannello che ho già fatto. Questi sono i motivi. Noi andiamo a fare due giri. Quindi ogni motivo si compone di due giri. Quindi catenella per voltare il lavoro.
E andiamo però non a prendere il punto qui nel modo classico, ma ritorniamo sotto. Proprio dove abbiamo preso il primo giro di maglia bassa e facciamo tutte maglie basse. Adesso il primo giro stenta, però dopo si lavora bene. E contiamo 2 4, vi faccio vedere, io vado proprio sotto e ricopro tutto il punto. E mi viene una lavorazione doppia. Ed è quello che voglio per il tipo di borsa, deve essere bella sostenuta come lavorazione. Qui sotto. Qua dove abbiamo la mezza maglia alta, quando andiamo sotto, cerchiamo di allungare, quando portiamo sul filo un pochino lo allunghiamo perché abbiamo la maglia un po' più alta rispetto alla maglia bassa. Nel primo giro, se vi ricordate, non abbiamo fatto aumenti, mentre in questo secondo che va a completare questo motivo faremo gli aumenti. Quindi contiamo intanto 20 e sono le 10 maglie basse, appunto maglia bassa, e le 10 mezze maglie alte. Quindi contate 20 e poi vi faccio vedere per l'aumento. Fate le 20 maglie basse prendendole da sotto, quindi abbiamo raddoppiato un giro. Andiamo nella 21esima, facciamo un aumento. E facciamo nello stesso foro una. Con il marcapunti segniamo la prima delle tre, perché qui dopo due giri faremo l'aumento. E continuiamo a maglia bassa prendendo dai punti sotto. Li abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. Sei,
Nella decima rifacciamo l'aumento e abbiamo coperto le nostre 10 maglie alte che avevamo fatto centrali. Quindi nella decima ne andiamo a fare 3. Una, due, qui con il marcapunti segniamo la terza, cioè l'ultima. Qua segniamo la prima, qua segniamo l'ultima, perché andremo a fare gli aumenti in questo modo. Ve lo faccio vedere. Non possiamo andare a fare l'aumento sempre nello stesso punto, perché altrimenti ci verrebbe un rettangolo. Invece io voglio questa forma arrotondata. Vedete, qui riuscite a distinguere gli aumenti? Grazie a questo abbiamo la forma rotonda, altrimenti vedete sempre nello stesso punto vi cammina il motivo e vi dà però la forma rettangolare, che io non volevo. Se vi piace potete farla anche così, anche rettangolare. Io volevo questa forma rotonda, per cui qua segniamo sempre la prima dell'aumento, qua andiamo a segnare sempre l'ultima, per cui ogni motivo, ogni giro che facciamo con l'aumento ci spostiamo sempre all'interno e ci dà questa forma. Quindi qui segnate l'ultima dell'aumento e proseguiamo a ricoprire a maglia bassa tutte le restanti. Un po' più duro è solo, sono solo questi primi giri, perché poi già dal secondo motivo si lavora molto molto bene. Adesso qui abbiamo il manico che dà un po' fastidio. Quindi qua mi rimangono le 20 maglie, 10 a mezza maglia alta e 10 a maglia bassa. Le vado a ricoprire tutte a maglia bassa prendendole da sotto. E ci vediamo in fondo. E abbiamo completato un primo motivo. Facciamo la catenella, voltiamo il lavoro. Qui andiamo a fare il giro senza aumenti e qua sarà il nostro rovescio. Vi faccio vedere da qua. Questo è il diritto e questo è il rovescio, che è quasi simile, perché dopo noi nel secondo giro copriamo tutto. Qui riprendiamo a fare le 10 maglie basse prendendole dall'alto normalmente, come di solito facciamo. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
proseguiamo con 10 mezze maglie alte, quindi prendo il filo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da marker a marker andremo a fare tutte maglie alte senza contare, perché qui è dove facciamo gli aumenti. È logico che ogni motivo che andremo a fare ci aumenteranno anche le maglie alte. Quindi tolgo il marker e inizio a fare le mie maglie alte. Nella prima rimetto il marker perché nel giro successivo so che qui dovrò fare l'aumento. All'interno non le conto più, quindi punto per punto, tutte maglie alte. Con le maglie alte sono arrivata al marker, quindi faccio la mia ultima maglia alta. E la segno. E nel prossimo giro lì faremo l'aumento. Qua me ne rimangono sempre 20, quindi vado a rifare 10 mezze maglie alte. E poi 10 maglie basse. Alterniamo queste diverse altezze proprio per ottenere a quest'altezza dei giri un pochino più bassi, mentre qua che vogliamo sviluppare abbiamo il motivo che ci viene più alto. Quindi facciamo anche le nostre 10 maglie basse. Arrivati in fondo, catenella per voltare il lavoro e andiamo a fare il nostro giro a maglia bassa prendendolo da sotto e ricoprendo tutto, ricordandoci di aumentare dove abbiamo i marker. Quindi vado a puntare l'uncinetto qui sotto, e vado a ricoprire. Faccio vedere se si riesce a vedere meglio da vicino. Ecco qua i fori da sotto.
tutto a maglia bassa. Arriviamo fino al marker. Arrivati al marker, tolgo, dobbiamo fare l'aumento. Naturalmente sempre nel punto sotto. E andiamo a fare 3 maglie basse. Una, qui segniamo subito la prima, perché è dove faremo il prossimo aumento. Due, tre nello stesso foro. E continuiamo. Arriviamo all'altro marker. Quindi ricordatevi che aumentiamo sempre solo in questo giro, che è il secondo del motivo. Arriviamo al marker. Tolgo il marker, ne ho fatta una, due e tre e abbiamo fatto un altro aumento. Qui con il marker segno l'ultima. E continuo a maglia bassa così fino alla fine. Vedete che qui dove facciamo le maglie alte abbiamo uno spessore maggiore e qui ci si abbassa quando andiamo a finire ai lati. Arriviamo fino in fondo a maglia bassa ed ecco che abbiamo fatto 2 motivi. Naturalmente abbiamo già fatto per questi 2 motivi 4 giri. Quindi catenella per voltare il lavoro, andiamo a fare il giro sul nostro rovescio dove non andiamo a fare gli aumenti. Quindi ripetiamo 10 maglie basse
10 mezze maglie alte, quindi e arriviamo fino ai marker, e poi questa parte centrale da marker a marker tutte maglie alte, e qua riprendiamo 10 maglie, mezze maglie alte e 10 maglie basse. Quindi ripartiamo. Prendendole in alto normalmente. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 10 mezze maglie alte, quindi cambio. 1, 2, 3, 4, continuiamo così fino al marker, maglie alte, mezza maglia alta, maglia bassa, e ci vediamo alla fine del giro. Arrivati all'altro marker, qui ho fatto tutte maglie alte, ricomincio 10 mezze maglie basse, 10 maglie, scusate, prima 10 mezze maglie alte, 10 maglie basse, e finiamo. Rigirando il lavoro, a maglia bassa andiamo a ricoprire prendendole da sotto il punto, a ricoprire tutto il punto, ricordandoci di aumentare 3 maglie ogni punto qui dove abbiamo i marker e risegnarle. Andiamo avanti così per 5 motivi, quindi 5 righe di questi, e poi ci ripetiamo. Arrivati a 5 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, intanto in realtà abbiamo fatto qui 10 giri più quello di avviamento 11, per avere 5 motivi. Andiamo ad iniziare il sesto. Qui porto una modifica, siccome, come vedete qui, ancora non ho questa forma arrotondata, ma tende a fare un pochino di quadrato, di rettangolare, inizio con sempre le mie 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi, invece di fare 10 maglie, mezze maglie alte, faccio 5 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Le restanti 5 che abbiamo prima dell'aumento, del punto dell'aumento, perché qui totale ne abbiamo sempre 20 prima dell'aumento, e anche qua sempre 20 dall'altro lato. Quindi 5 mezze maglie alte invece di 10, e poi vado a fare 5 maglie alte.
1, 2, 3, 4 e 5. Così totale abbiamo i nostri 20 punti. 10 maglie basse, 5 mezze maglie alte, 5 maglie alte. Stacco il marcapunti, tutta la parte centrale è a maglie alte, risegno questa maglia che mi serve per dopo per aumentare. E continuo qui tutto a maglie alte. Fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati al marcapunti successivo, tolgo il marcapunti e faccio l'ultima. Che è quella dove andremo a fare l'aumento. La risegno, perché in questo giro l'aumento non lo facciamo. A questo punto facciamo come abbiamo fatto da quest'altro lato, 5 maglie alte, 5 mezze maglie basse, 10 maglie basse. E concludiamo, chiamiamolo questo mezzo giro, visto che per ottenere un motivo ne dobbiamo fare due. Catenella per voltare il lavoro. Tutto il resto è invariato, rimane uguale fino alla fine della nostra lunghezza, quindi poi lunghezza desiderata. Quindi a questo punto ripartiamo con il giro preso da sotto, tutto a maglia bassa, e in questo giro dobbiamo aumentare. Dove troviamo i marker, aumentiamo di 3 maglie nello stesso punto. Continuiamo così sempre uguale fino alla fine. Adesso io faccio un po' di giri e poi vi dico quanti giri andrò a fare e dove mi fermo. Intanto come altezza io mi fermo a 11 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, che sarebbero 22 giri, perché ogni motivo facciamo due giri più quello iniziale. Quindi a 11 faccio basta, e dobbiamo però ancora completare, ma intanto mi fermo per ritagliare la fodera. Questo è un passaggio solo se lo volete fare, ma vi faccio vedere come procedo io. Stendo il feltro, appoggio questa prima parte che è ancora incompleta di 11 motivi, vado a tracciare o con un gessetto o con un pennarello, io l'ho puntato tutto con gli spilli, e poi vado a ritagliare
di questa misura il feltro. Io intanto un pezzo l'ho fatto e ottengo questa cosa qua. Quindi poi l'andrò ad applicare, poi comunque lo vediamo insieme, e l'andrò a cucire a punti nascosti solo in queste parti. Quindi intanto tagliate, se volete foderare, o una vostra fodera o questo feltro. Io ho deciso per il feltro perché voglio che la borsa stia diritta, quindi per dargli un po' di forma, non tanto per foderarla, perché lei è bella sia dal diritto che dal rovescio, non dobbiamo nascondere niente. Quindi una volta ritagliata la fodera, procediamo con l'ultimo giro. L'ultimo giro vado a fare, vi faccio vedere nell'altro pannello che ho già fatto, questa specie di fondo. Vedete che rigira all'interno, che mi servirà poi per cucire e darà uno spessore sia per il lato che per il fondo. E anche questo serve per dare un po' la forma alla borsa. Quindi finito l'undicesimo motivo, ricominciamo, catenella per voltare il lavoro. E vado a fare tutto un giro di mezze maglie alte. Questa volta non conto niente e faccio un giro di mezze maglie alte tutto intorno alla borsa. Però aspettate, ho sbagliato. Le andiamo a prendere in costa davanti, perché sennò ci deve un po' ruotare questo giro. Quindi filo sull'uncinetto, prendo questa maglia davanti . Qui troviamo sopra la catenella, noi andiamo a prendere questa qui davanti. Vedete che già questo giro, ancora lo dobbiamo completare con il secondo giro, però già ruota verso l'interno. Continuo così per tutto il giro. Arrivati in fondo, andiamo catenella per voltare il lavoro e andiamo a concludere con il nostro giro di maglie basse e andiamo a raddoppiare il giro. Quindi ultimo giro. Non aumentiamo, in questo giro non aumentiamo più, andiamo a prendere le maglie da sotto e, come abbiamo fatto per gli altri giri, andiamo a fare il giro di maglia bassa.
entro qui. E completo così il mio pannello, continuo, faccio tutto il giro, possiamo staccare poi il filo e andiamo a preparare due parti uguali. Completati i due pannelli, se vi piace io adesso vado a ricoprire anche questa parte del manico rimasta. Questo è a vostro gusto, vi faccio vedere l'altra parte, l'ho già fatta. E vado a ricoprirlo così. Vedete sopra che tipo di lavorazione, a treccina, e secondo me per il tipo di borsa mi piace di più con tutto il manico ricoperto. Quindi vi faccio vedere come si procede. Asolina sull'uncinetto. Sul diritto del lavoro mi vado ad infilare qui, la porto all'interno in una prima asola, magari, ecco qua, poi prendo il filo e lo passo sotto il manico, prendo e chiudo. Lo faccio passare da quest'altra parte, prendo e chiudo. Lo riprendo da sotto, chiudo. Intanto tiro bene, perché deve essere bello tirato, vi faccio vedere più da vicino, lo passo sotto, prendo e chiudo e tiro, lo riprendo da dentro, chiudo, lo riporto fuori. Vado su, chiudo, lo ripasso sotto, chiudo, riporto fuori. Ripasso sotto, quindi una volta sotto e una volta da sopra, lo riportate fuori, lo riporto fuori, lo riporto fuori. Tiro e lo passo sotto, lo riporto fuori e richiudo. Ed ecco cosa vi viene sopra. Vado a fare tante maglie fin quando non ho un lavoro bello stretto,
non le ho contate, vedete voi quando ho riempito tutto un pochino, cerco di stringere il lavoro e vado a riempirlo. Quando vedo che non mi ci stanno più, da questa parte ci fermiamo. Arrivati in fondo, chiudo il lavoro, lascio un bel po' di filo lungo. Qua andiamo a stringere e con l'ago vado a chiudere qualche buco che si è formato qui invece nella parte sotto, perché lì è inevitabile, più non possiamo buttare su più maglie. Quindi inserisco delle asole così con l'ago e cammino un po' intorno. Vi faccio vedere di qua, l'ho fatto, come già sembra tutto molto più chiuso. Per cui procedo così. Vi fate spazio un po' e passando con l'ago da sotto e risbucando sopra, lo posizionate con le dita, cercate di farlo aderire bene, di stringere. Ne passo 2-3. E passo con l'ago, vengo un po' più avanti, riallargo e magari qui ne faccio un altro. Lo posiziono perché altrimenti si vede, vi viene storto. Tiro bene. A questo punto sul rovescio scorro vado un po' in avanti allargo un po' qui allargo e magari anche qui ci do due punti. Se riesco a bucare, allargo
e ripeto. Mi sposto un po' più avanti, rivado ad allargare e magari faccio 2-3 punti anche qui. Questo fino a quando non vediamo che è abbastanza chiuso il tutto. È giusto, ecco, per essere un po' più precise. Quindi continuo a rifinire questa parte. Completato il rivestimento del manico, andiamo a fermare tutti i fili sul rovescio e iniziamo ad applicare il feltro. Se volete applicare qualcosa sulla vostra borsa, come ho fatto io, fatelo prima di foderarla. Quindi io in questo caso ho messo questa rosa. Poi se vi piace e la volete riprodurre, vi metto il link in descrizione. Vi metto il tutorial, quindi fatelo prima se volete mettere un qualsiasi cosa e andiamo ad applicare il feltro. Man mano che lo applico, ci sarà da rifilare qualcosa qui intorno al manico, qualcosina sopra, quindi lo andate a ritagliare e togliete le parti in eccedenza. A questo punto, quando lo andiamo ad applicare, io utilizzo gli spilli, tirate bene il lavoro, vi avvicino un pochino, tutto il primo motivo deve rimanere fuori, quindi io tiro il lavoro e metto uno spillo. Il lavoro deve essere sul davanti, bello ma bello teso. Quindi tiro fuori tutto il primo motivo, o l'ultimo, insomma, della lavorazione, e punto il feltro prima. Vi faccio vedere. Come ho tirato. Qui esempio l'ho già cucita, vi trovate una cosa così che però dal diritto vedete come rimane bella tesa, quindi tirate prima di applicare il feltro. Continuiamo così a fissare tutto il feltro. Con ago e filo andiamo adesso a fissare il feltro. Io il feltro grigio scuro sto utilizzando un filo grigio. Man mano che procediamo, togliamo gli spilli. Con il feltro non è che presto molta attenzione alla cucitura perché non si nota, quindi non si vede quasi per niente. E continuo per tutto il giro borsa. Cucita la fodera, andiamo
a prendere anche l'altro pannello, non ci rimane altro che cucire la nostra borsa. Quindi metto rovescio contro rovescio, vado a cucire nel diritto della borsa. Io mi ero già lasciata il filo avanzato, ma se no lo riprendete, e vado a cucire in questo modo, una cucitura semplice semplice. Vado a prendere le maglie interne, e continuo così per tutta la borsa. Ed ecco qua la nostra borsa finita. Intanto vi do anche le misure: ha una larghezza, senza contare la profondità, 40, ed un'altezza di 27 centimetri, quindi non è piccolina, bella capiente. E abbiamo ottenuto anche questo effetto, come se avesse un po' di fondo e un po' di laterale. Vedete come mantiene la forma e non c'è niente dentro. E quindi la borsa è finita così. Avete visto, è un progetto semplice, veramente molto molto carino, soprattutto per la stagione che è in arrivo. Immaginatela anche colorata, coloratissima per quest'estate, bella anche in raffia, ve la consiglio. Io avevo il cordino e volevo provarla così. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video e spero di avervi dato anche un'idea per realizzare e modificare questo progetto. Intanto io vi saluto e vi aspetto al mio prossimo tutorial.